Trovate l'appuntamento con dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Sono tre gli argomenti che approfondiremo in questo nostro appuntamento. Ecco i titoli. Vaccini, valutare azione legale contro la Pfizer per ritardi nelle forniture. Una mozione che vede come primo firmatario Antonio Mazzeo e la firma di tutti i capogruppo. Poi parleremo dell'emergenza neve del maltempo con il sostegno alle popolazioni nel più breve tempo possibile per tutti i disagi occorsi in Toscana. E poi arriva anche il sostegno alle categorie colpite da Covid, in modo particolare il focus è quello sul mondo dello spettacolo, i lavoratori autonomi dello spettacolo avranno un milione di euro. La giunta regionale dovrà continuare a monitorare l'organizzazione inerente alla fornitura delle dosi di vaccino per i cittadini toscani e attivarsi qualora si registrassero ritardi rispetto agli accordi stipulati in sede comunitaria. In particolare è chiamata a attivarsi proprio per valutare... La concreta possibilità di intraprendere un'azione legale eh, condivisa con altre regioni eh, contro, nei confronti anzi della casa farmaceutica Pfizer-Bionet, in merito ai ritardi delle forniture delle dosi di vaccino previste dagli accordi in sede eh, comunitaria. È questa una richiesta, quella contenuta nella mozione che è stata presentata dal presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo e sottoscritta da tutti i capogruppo. Chi può contestare Pfizer? è lo Stato, perché i contratti sono assunti dallo Stato che poi i vaccini eh, li porta alle regioni e da qui vengono somministrati. Eh, io ho dato fin dall'inizio forte solidarietà al commissario Alcuri e al governo nelle azioni che possono essere intraprese eh, proprio sul piano delle, dei vaccini e della loro fornitura. Eh, sono convinto che sarà molto importante in futuro eh, avere quella capacità anche di realizzare da soli in Italia i vaccini perché vediamo che in queste situazioni d'emergenza, in una situazione così delicata o, eh, le cose le fai da soli solo o altrimenti ti trovi in questa situazione di dipendenza da altri con gli inevitabili contraccolpi che vanno sulla salute pubblica nazionale. L'idea di una mozione trasversale di tutte le forze politiche affinché si possa intraprendere come Regione in accordo con il Governo un'azione legale nei confronti di quel soggetto, in questo caso Pfizer, che non rispetta gli impegni che ha preso insieme a noi. Noi dobbiamo fare in modo, e questo lo chiediamo anche all'Europa, eh, ho apprezzato molto le parole della presidente della commissione Vanderline che diceva con grande chiarezza che i patti vanno rispettati. Quindi l'impegno che noi oggi abbiamo preso come consiglio regionale è quello di essere attenti al tema, di spingere il governo affinché parta questa azione legale per fare in modo non perché vogliamo metterci contro chi produce ha fatto uno sforzo enorme per trovare il vaccino, ma perché vogliamo dare risposte alle cittadine e ai cittadini della Toscana. Abbiamo fatto, c'è cioè l'Italia, il nostro paese, il paese membro del G8, uno dei primi paesi contribuenti L'Unione Europea hanno sottoscritto il nostro governo dei protocolli. La cosa che più mi indigna è che né il presidente del Consiglio dei Ministri né il, Pre... né il ministro degli Esteri, nessun ministro, ha preso un aereo e è andato alla Pfizer a rivendicare quello che legittimamente era stato fatto, cioè la sottoscrizione dei contratti. Non ci bastano le giustificazioni. Per questo chiederemo. Abbiamo ottenuto che la Regione Toscana si costituisca parte civile nei confronti di una impresa, di una, multi... di una multinazionale privata che aveva sottoscritto un contratto e che quel sottoscritto Quel contratto deve mantenere l'auspicio e il sollecito che rivolgiamo è che si, tutto, che si faccia tutto in tutte le sedi affinché Pfizer riprenda la fornitura dei vaccini così come si era impegnata a fare ed eventualmente abbia quelle penalità se sono previste e possibilità applicare che si merita che ha avuto più dosi di quelle che aspettavano dagli accordi iniziali e ci sono paesi come l'Italia, e nella fattispecie la Toscana, che si sentono dire da un'industria farmaceutica straniera che non ci daranno le dosi che avevano garantito di darci. Quindi la situazione è difficile, io spero che eh, la regione Toscana, ma non solo l'Italia tutta si costituisca in questa azione legale contro Pfizer e quindi l'appoggio di Fratelli d'Italia è inevitabile. Utilizzare l'articolo 31 di un trattato internazionale, l'acronimo si chiama TRIPS che permette l'utilizzo della licenza obbligatoria, cioè la possibilità di eh, produrre vaccini ma anche farmaci in casi di emergenze eccezionali da parte di aziende che non sono quelle produttrici, in questo caso la Pfizer. E questo viene fatto proprio per la situazione di enorme emer di emergenza in cui ci ha gettato anche non soltanto la pandemia ma anche delle aziende, delle multinazionali che lo, dobbiamo, lo devo ricordare, soprattutto a tutti quelli che elogiano eh, la sanità, il privato nella sanità. Loro devono fare interessi di mercato, i governi invece devono fare gli interessi della popolazione. Allora io mi rivolgo ai sovranisti ma anche a quelli che si dichiarano di sinistra. Questo è il momento di fare una scelta forza. Facciamo produrre il vaccino alle nostre aziende utilizzando questa possibilità della licenza obbligatoria, quindi in pratica rompendo un po' con le regole. Ebbene che vengano mantenuti gli impegni. Serve essere tempestivi, essere puntuali, rispettare i tempi della fase 1 e serve anteporre alcune esigenze particolari, in primis quello degli insegnanti, che è una categoria che noi vorremmo vaccinare quanto prima insieme al personale sanitario. Voto favorevole all'unanimità a una mozione sui disagi causati dalle intense nevicate che hanno colpito la nostra regione, in particolare le montagne dalla Betone alla Garfagnana tra il 28 dicembre e il 6 gennaio. Soprattutto c'è un riferimento specifico alle interruzioni dei servizi provocati dalla caduta degli alberi. La mozione, il primo firmatario è stato Mario Puppa del Partito Democratico, ha accolti anche degli emendamenti, di misure di sostegno ai comuni coinvolti e alle popolazioni, sia di carattere nazionale che regionale, eh, peraltro eh, si spera che eh, vengano assegnate e elargite nel più breve tempo eh, possibile. C'è noto l'impegno a intervenire per migliorare manutenzione, gestione di boschi e di maniali, messa in sicurezza soprattutto delle infrastrutture, servizi elettrici, telefonia e di accesso a internet. Sono stato in Garfagnana proprio nel momento in cui nevicava, nei momenti più critici, eh, contemporaneamente l'assessore Monni era eh, su Alla Betone, eh, devo dire che possiamo eh, dire che la protezione civile regionale è stata essenziale nel contributo offerto alle zone più colpite. Eh, certo, dobbiamo riflettere sul fatto che eh, le condizioni atmosferiche anche in questo mese di gennaio hanno generato tutta una serie di situazioni che ci portano a emergenza regionale, eh, che comportano davvero un forte impegno. La mozione presentata. Eh, in Consiglio eh, è stata votata eh, da tutti i gruppi consigliari, è una mozione che impegna la Giunta su diversi fronti, intanto a costituire immediatamente un tavolo di lavoro con eh, le province e i comuni, con Enel e con le aziende di telefonia al fine di, di prevenire situazioni simili e poi che c'è un intervento anche eh, importante perché si, si vada a modificare la normativa forestale e puntando a diverse azioni, intanto la prevenzione di quella che è la situazione della viabilità, perché le piante hanno... Di fatto impedito anche ai mezzi, isolato i paesi, i mezzi di intervenire, eccetera. Poi un'azione che vada appunto a cercare di prevenire quelli che sono i danni alle linee elettriche. Un'altra azione, la terza, che in qualche modo intervenga per il dissesto idrogeologico, e poi anche un'attenzione sul reticolo idraulico, perché le piante cadendo sotto il peso della neve hanno poi eh, invaso i fiumi con il rischio logicamente di una. Eh, formarsi di dighe pericolose poi a valle. Quindi questo è diciamo, un, un compito in parte anche affidato alla stessa Commissione Aria Interne che è stata costituita in seno al Consiglio, che avrà lì un compito specifico che è quello di definire anche attraverso la realizzazione di progetti pilota azioni che vadino un pochettino a migliorare quella che è la manutenzione del, delle foreste e dei boschi della, della montagna toscana. È chiaro che per noi l'emergenza non è stata la neve? Lo vogliamo dire chiaramente e ribadire chiaramente, l'emergenza è, è la politica, perché ritenere un'emergenza, una situazione in cui è palese come la mancanza di una manutenzione non straordinaria, ma di una manutenzione ordinaria, abbia causato così tanto disagio permanente durante una, eh, fra virgolette, quella che si può definire un'emergenza atmosferica, ma che una volta era ben, so, ben sopportabile sostanzialmente per come si verificava anche nelle nostre zone montane. Beh, non può essere chiaramente ridimensionata anche all'interno delle grandissime relazioni che ci hanno illustrato in Consiglio regionale. Le leggi sulla forestazione e il relativo regolamento impediscono di fatto un taglio normale, logico dei boschi e alla prima nevicata un po' più importante il problema è esploso in tutta la sua gravità. Sono cadute piante alte 20 metri si sono dovute chiudere le strade per il pericolo di crollo degli alberi sono caduti tralici dell'Enel e delle linee telefoniche sono state isolate intere frazioni e le famiglie messe al freddo con le imprese nella impossibilità di lavorare. È un sistema che non regge, è un sistema che dobbiamo correggere. Non c'è bisogno né di tanti troppi tavoli né di tante commissioni. C'è bisogno di intervenire sulla legge eh, la 39 del 2000 e eh, relativo regolamento di attuazione per consentire un taglio normale che da secoli. I nostri eh, nonni, i nostri avi che abitavano le montagne hanno fatto e che ha garantito fino ad oggi la manutenzione di un corretto assetto idraulico e idrogeologico. Un milione di euro a sostegno dei lavoratori dello spettacolo. Il Consiglio regionale della Toscana approva con voto unanime la legge recante misure di sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo. La legge è composta da sette articoli, prevede interventi di sostegno una tantum anche di fronte a iniziative culturali per la valorizzazione dell'identità toscana. E quindi i beneficiari potranno ottenere contributi nel limite massimo di 3.000 euro. Sì, Devo dire che la mia commissione e anche io personalmente stiamo facendo una campagna di ascolto degli operatori del mondo dello spettacolo perché è una categoria che ha subito un forte, un forte danno da queste, dalle misure restrittive, inevitabilmente dalle misure restrittive dovute al Covid. Nell'ascoltarli sono emerse alcune criticità che la legge nel suo impianto originario diciamo, non risolveva. Una era quella dei codici ATECO come elemento di requisito dei partecipanti alla richiesta di contributo e l'altro era questo, eh, questo massimale veramente eh, insomma, basso. Poi vedremo perché se saranno molti è chiaro che, che la cifra potrà essere anche molto inferiore, ma darci la possibilità di alzare un minimo fino a 3.000 euro il contributo ci sembrava doveroso. Il punto dei codici Ateco invece è fondamentale perché molti degli operatori del mondo della cultura non hanno il codice Ateco e si tratta di attività che hanno una forte riconoscibilità, sono lavoratori impegnati nell'ambito dello spettacolo che non necessariamente hanno dei percorsi di riconoscimento giuridico formale come Altre attività. Quindi questo ci sembrava importante. Un altro elemento di correttivo, un'altra menda che abbiamo fatto al testo originario è stato l'inserimento del riferimento alla creatività toscana, non soltanto alla identità culturale, diciamo così tradizionalmente intesa, perché c'è tutto un patrimonio di creatività che è davvero elemento di identità per noi, ma che magari non ha a che fare con quella che solitamente si chiama l'identità tradizionale toscana. Eh, il mondo dello spettacolo, il mondo della cultura, il mondo dell'arte, il mondo della creatività ha subito sicuramente un anno difficilissimo, per questo il Consiglio regionale della Toscana ha deciso di mettere un milione di euro a disposizione di tutti quei protagonisti di questo mondo, però ha cercato di chiedere uno sforzo anche a loro, ovvero di porti, portare un contributo progettuale nel valorizzare l'identità toscana. Noi siamo fortemente convinti che la Toscana abbia un pozzo di petrolio non in ogni città ma in ogni singolo borgo, in ogni piccolo paese che è rappresentato appunto dalla bellezza, dal bello. E per questo siamo molto felici che la Regione Toscana impegni un milione di euro per valorizzare tutto questo, per regalare ai nostri figli un patrimonio culturale, artistico, spettacolare. Di un milione di euro che potrà essere utilizzato anche nelle scuole, appunto, per valorizzare, per difendere e supportare questa identità toscana, che è uno degli aspetti più belli di questa regione benvengano i ristori per i maestri di sci ma anche per le categorie del mondo spettacolo con una puntualizzazione molto spesso ci si concentra sulle realtà artistiche e della eh, comune di Firenze che è quello per certi versi più ricco ma ci sono moltissime piccole piccolissime realtà che costituiscono la cultura l'attività e anche il sociale di tantissime altre città della costa ad esempio delle aree interne è importante che questi soldi arrivino anche a loro anzi direi che è fondamentale Ennesima categoria di fatto poco o nulla considerata dai provvedimenti eh, di ristoro eh, nazionali. Molti sono i soggetti dello spettacolo che vertono in situazioni eh, veramente difficili e questo non lo possiamo accettare come istituzione regionale. Ecco perché attraverso i, i risparmi ecco, eh, dei costi della macchina del Consiglio regionale abbiamo deciso eh, di eh, venire incontro a questa eh, categoria. Eh, un milione di euro. Eh, ci saranno ecco, eh, finalmente dei contributi anche a questa eh, categoria, un segnale importante. Abbiamo anche firmato degli emendamenti eh, presentati dalla Quinta Commissione per ecco, far sì che il testo potesse essere ancora migliore. La Toscana acquisisce un patrimonio di carattere culturale perché non vengono dati risorse a pioggia, ma verranno chieste in cambio delle opere che consentiranno nell'ingegno di fare. Eh, tesoro diciamo, di questa che è stata un'esperienza dura quella del covid nella nostra regione e che ha visto un settore come quello della cultura e dello spettacolo essere danneggiato più di altri. Un aiuto concreto a tutti quelli che oggi sono più in difficoltà. La scelta è stata quella di dare risorse a chi è stato escluso dai ristori nazionali, dai ristori eh, della giunta regionale, questo naturalmente per noi non basta. Chiediamo alla giunta di fare un salto di qualità in più, di mettere più risorse a disposizione soprattutto delle attività commerciali, perché i tempi che ci aspetteranno sono tempi estremamente difficili e perché rischieremo la chiusura di tante imprese e questo non possiamo permettercelo. E così si conclude l'appuntamento con Dentro il Consiglio. Vi ricordo per tutte le informazioni, gli approfondimenti. Il sito www.consiglio.regione.Toscana.it Grazie per averci seguito, io vi aspetto come sempre qua tra sette giorni. Dentro il Consiglio.